questo è il tuo. Questo no, questo, è il tuo. Non, questo non è il mio. Questo sei Daniele, te lo mangi tu. No. Te lo mangi tu. Che figlio. Te lo mangi tu. È buono. Come hai detto, si vede, è buono. Sì, ma io il toast non me lo mangio. Ciao ragazzi. Bentrovati in un nuovo mukbang McDonald's. Oggi, per fare qualcosa di diverso, abbiamo ordinato tutte le cose, o almeno quelle che erano disponibili, dal menù di McDonald's sotto i 3 euro. Quindi diciamo le cose più economiche, proprio per dimostrare se ci si può saziare con McDonald's anche prendendo le cose più economiche, non solo prendendo panini diciamo un po' più costosi e altre cose. Non si è entrato, quindi lui non sa che non ho preso, si sazierà sicuro. Speriamo ragazzi, voi che dite? Sì. No, loro dicono di no perché ti conoscono, ormai sanno che... Ma pure io dico di no, come? Ma non sai che cosa ho preso? Questo è quello che abbiamo comprato. Ho conservato lo scontrino dove vi leggerò tutti i vari prezzi. Iniziamo dal muffin alla Nutella. Eccolo qua ragazzi. 2,20€, quindi sotto ai 3 euro. Le alette di pollo. 2,40€. Panzerottini, eccoli, 2 euro e sono 3. Patatine grandi, quelle classiche, 2,70€. È caduta. Questi invece sono dei McNuggets per il prezzo di 2,60€. E poi ci sono tre panini. Un chicken burger che costa 1,40€, un McToast, stesso prezzo, 1,40€, e infine un double cheeseburger che costa 2,30€. In totale abbiamo speso 17,25€ per tutta questa roba. Iniziamo dai nuggets. Noi di solito li mangiamo sempre nel Tasty Basket. Oggi li abbiamo presi scusi, perché nel Tasty Basket chiaramente costano di più. Oggi ci doveva accompagnare anche Michele in questo video, ma purtroppo dopo cena gli è salito subito l'abbiocco e quindi ha ceduto al sonno e non ci sta facendo compagnia. Però prossimo video del McDonald's sicuramente. Proviamo i panzerottini. Sono 3 però. Uno a me, uno, 2 a me, uno a te. Buoni. Non me lo sarei mai aspettato quando li abbiamo presi per la prima volta. E ora faccio scegliere a te. Mi dai questo lusso? Questo è come? Questo. Questo. Che dici? Questo è come? Questo onore, magari. Questo onore. Le alette? Le vedo più piccanti del solito, è vero? O almeno proviamo. Da fuori, non lo so. Ma vediamo. Quindi... No. Però buono. È vero. Sono buonissime. Queste non le inzuppino la maionese? Ce l'abbiamo la maionese qua? Sì, ma è quasi finita, ormai non la compriamo da una vita. Sono piccanti però, Un po' sì, all'ultimo. Alla fine arriva il piccante. Allora, prima che inondi di maionese queste povere patatine, io ho iniziato ad assaggiare qualche patatina. Quando me ne mangio solo due. Abbiamo intenzione di fare una serie di video McDonald's, quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, che non abbiamo detto all'inizio, condividete il video, perché il prossimo video del McDonald's innanzitutto ci sarà anche nostro figlio. E perché continueremo questa serie, oggi abbiamo ordinato le cose più economiche, ordineremo anche le cose più costose e poi faremo anche un altro video un po' diverso del McDonald's. Non spoilerare. No, non spoilero. Quindi rimanete sintonizzati. Oh, perché ce l'hai l'altra maionese là, anche finita. È finita, ho messo il culo. No. Ah, è finita. Certo, per una...
per un nuggets hai finito la maionese. Due nuggets. E fai due nuggets, ho finito la maionese. No, allora io nel frattempo che sto a bocca asciutta. Ti mangi questo? Perché mi mangio questo? E se voglio questo o questo? Tu dici, ah, questo è il tuo pure? E questo è il tuo. Questo no, questo, è il tuo. Non è, questo non è il mio. Da quando l'ho visto, fa così. Perché? Questo è il McToast. Qual è il problema? Non mi piace. Questo è il McToast. Dovessi mangiarlo tu che è più leggero. Chi te l'ha detto? Ah, perché questo è il McToast. Quello che avevamo preso alla colazione. Là, mi sembra che faceva questo. Schifo. Però lo vedo meglio, eh. Non è rimasto niente. Comunque io assaggio, vediamo. È migliore rispetto a quando l'abbiamo provato per la colazione. È buono. Ma si vede? No, 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 è qui che è più croccante. Ma in mezzo è bello nobile. Questo senza niente te lo mangi tu. No. Te lo mangi tu. Che schifo. Te lo mangi tu. È buono. Come hai detto, si vede, è buono. Sì, ma io il toast non lo mangio. Dovresti saperlo. Come Michele con la pasta. No, è vero. Michele non ama la pasta. Ogni volta fa così, se ne scappa. Va con la testa tipo a New York quando gli presenta il piatto con la pasta. È così il padre quando gli presenti il toast e poche altre cose, perché tante cose ti piace tutto, praticamente. Amore, sono patatine in realtà. Sì, magari. Ma oh, guarda, ma mangio io. Peccato che questa parte sia vuota. Vuota nemmeno io non mangio questo. Anche se oggi è proprio morbido il dottore. Io farei metà questo. E questo è tuo. Ok. Apriamo questo chicken burger. Che è, non è altro che un panino con il pollo. E in mezzo ci dovrebbe essere la maionese. Comunque, se non è maionese, poi cerco bene sul sito McDonald's e ve lo lascio scritto qui. Sì, è molto semplice come panino. Poi mi pare che costa 1,40 euro, quindi è proprio pochissimo. È buono. Il pollo è bello croccante. Ah, è pollo? Mm-hmm. Assaggiamo, ragazzi. Amore, molto buono. Cioè, praticamente il McChicken ha in più solo l'insalata. Poi per il resto è uguale. E infatti è buonissimo questo panino. Solo che il McChicken, adesso non ricordo quanto costa, però costa sui 5 euro, mi sembra. Mentre questo costa 1,40 euro. Magari è un po' più piccolino. Però sembra quello. Alla fine è lo stesso. Ovviamente nel prezzo erano in più quelle due confezioni di maionese per 50 centesimi entrambe. Quindi se prendete questa roba spendete 50 centesimi in meno rispetto ai 17,25 euro. Cos'è? Cetriolini, ketchup, maionese, cheddar e hamburger. Deve essere molto buono. Ecco qua. Metà te l'hai fatto voi, il morso. Buono. Poi lo sai che cos'è? Mi piace tantissimo il pane di questi panini. Il pane ma è buono. Ma sbaglio, non è lo stesso dei panini, no, quelli grandi. Non è lo stesso. Mi piace da morire questo qua. Che poi è simile al pane che prendiamo noi da MD per fare gli hamburger, con cui abbiamo riprodotto il Crispy McBacon, che se non l'avete visto mi raccomando andatelo a guardare. Adesso ad aprire questo muffin della Nutella. Noi l'abbiamo mangiato al cioccolato ma non alla Nutella. Sembra molto carino. Vediamo se c'è ripieno. No. Sì, eccolo! Come no? Wow! Bello. Assaggio.
buono e soffice. Questo prima del caffè, tutta roba ottima. Con 17 euro vi fate una mangiata. Sì, anche in 3 persone, volendo. Un 3 è un po' esagerato. 2 persone, certo, come noi. Certo, se sono come te. No, vabbè, ma dai, 3 persone. Vabbè, c'è anche chi proprio mangia ancora meno. Diciamo comunque 2 persone è l'ideale. Super. Io direi super. Soddisfatto. Ma è così, molte volte non serve spendere chissà quanti soldi, anche noi in primis. Molte volte quando andiamo al McDonald's oppure ai fast food ci facciamo prendere. Prendiamo tante cose, magari anche costose, senza pensare. Ovviamente poi faremo anche le cose più costose del McDonald's. Là staremo a vedere anche. Se ci siamo saziati più con questo o con quello più saliente. Poi faremo costoso. Alla fine di quell'altro video faremo un bel confronto e vi diremo. Io ho la pancia piena, ragazzi. Basta. Okay. Il video è finito. Non sto a ripetere le solite cose. Mi raccomando. Iscrivetevi e alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Pinocchio. Ha detto che lasciava quel pezzo, se lo sta mangiando.